Ciao a tutti, sono Gianluca e è il primo Unigrant che faccio. Il tema di questa presentazione è che 20 piccole idee che nel corso della scrittura del libro che ho finito da pochi giorni, alcuni esperti, quelli che ne sanno, come si dice, mi hanno dato e che non sono così scontati. La prima è che fare un e-commerce non significa fare delle belle pagine, che anzi le belle pagine di solito non fanno vendere. Soprattutto perché sono belle, uno per gli art director e due per chi per il committente del sito, non viene mai chiesto agli utenti. Il segreto appunto è quello di chiedere agli utenti, metteteli davanti al computer, fateli comprare qualcosa del vostro sito e di sicuro scoprirete che c'è molto molto ancora da migliorare. Quello che è da fare soprattutto è mai fare le scommesse, mai dire questa pagina sicuramente funziona più di questa perché io sono un esperto. No, bisogna misurare il carrello, bisogna misurare quanto ne mettono dentro e soprattutto quanti utenti riescono ad arrivare alla fine. Se proprio non avete un'idea mi dicono, boh, tienilo semplice, non copiare da Amazon perché Amazon, tu fai una roba molto più semplice, forse è molto più facile che gli utenti riescano a orientarsi. Quindi la parola chiave è utenti. Uno degli grandi errori è quello di creare tutto subito e scolpirlo sul marmo. No, bisogna fare una cosa che sia modellabile e modificabile completamente. Quindi lavorare col pongo o col dash e non lavorare con la pietra. Il problema però principale di tutti gli e-commerce è differenziarsi, no? Tutti vendiamo gli stessi prodotti, sarebbe bello avere prodotti molto più belli degli altri, ma questo di solito è la cosa più difficile. Come si fa a differenziarsi? Bisogna differenziarci facendo delle belle descrizioni, delle belle foto dei prodotti, ma soprattutto, appunto, descrizioni, raccontare storie, no? Ogni prodotto ha una sua storia, la descrizione non deve essere un tabulato della S400, deve appunto invogliare l'utente a scoprirlo. E chi è che ci può dare una mano a fare queste storie? Le storie vengono raccontate molto meglio dagli utenti rispetto a quelle che potremmo raccontare noi, no? Noi abbiamo sempre paura, chi fa un sito di e-commerce, di mettere le recensioni perché poi ci scrivono male di noi. In realtà le recensioni servono perché gli utenti sanno molte più cose e riescono a consigliarci. Il problema di avere un sito è che sei dietro un computer e non vedi i tuoi clienti. Avere un bel banchetto al mercato ci puoi parlare, peccato che abbiano inventato per fortuna una cosa che si chiama Twitter e Facebook e quindi oltre a servire per vendere serve per parlare. Ma cosa serve parlare? Serve capire la lingua degli utenti, no? Molti siti di e-commerce scrivono raffinate emozioni e invece vendono divani bianchi, come direbbe Alessandra Farabegui. Quindi capire come parlare, perché capire come parlare significa che le persone poi ci cercheranno e ci troveranno. Non riempite le newsletter solo di pubblicità, perché? Perché funziona esattamente sul cartaceo, che vanno a finire nella raccolta differenziata dell'IKEA, cioè del sacchetto dell'IKEA. Questo è il segreto invece più ben custodito in Italia. Nessuno permette di restituire gratuitamente, ma perché io mi devo fidare di te se poi mi fai pagare per restituirti il bene, no? Negli Stati Uniti e in Inghilterra tutti i negozi di più di successo consentono il reso gratuito. Fornire gratuitamente e inaspettatamente piccole gentilezze funziona molto bene. Quando tu parli con qualcuno che ha comprato e ha ricevuto nel suo pacco un prodotto che non aveva comprato, ti dirà: guarda che ho comprato là e nel pacco c'era anche qualcos'altro oltre a quello che ho comprato. Non fatevi fermare dai problemi della sicurezza, delle truffe online, tutte queste cose. Queste cose sono esattamente quelle che ci sono nel mondo reale, però nessuno si è mai spaventato per farlo, per aprire un negozio. È un paese per vecchi, diciamocelo. Mettete il numero di telefono sul sito, la gente tristemente vi telefonerà e forse comprerà anche al telefono. Da quando ci siamo, fateli vendere anche al telefono. Ecco, un segreto che non capivo e non consideravo era rispondere all'email in un'ora. Può sembrare una roba pazzesca, abituati in 2 o 3 giorni, no? Di solito, però se noi andiamo in un negozio e il commesso ci risponde dopo un quarto d'ora, perché noi online non riusciamo a rispondergli entro un'ora? Questo è il segreto più custodito di tutti. Tutti puntano a aumentare il traffico, no? Dobbiamo avere più traffico per avere più vendite. No! La cosa principale da fare è raddoppiare il numero di conversioni, cioè il numero di persone che entrano in negozio e comprano. E questa è l'altra grande verità. Gesù sta arrivando probabilmente, ma non fa il consulente di e-commerce. Quindi serve molta pazienza, molta durata, molta dedizione e molto studio per riuscire a
avere un e-commerce successo. Ho finito, sono quasi fatta, è stato un miracolo. Grazie.